Ne abbiamo parlato ad Arezzo, in studio a Tele San Domenico. Oggi siamo proprio al meeting di Rimini, insieme al professor Pierangelo Mazzeschi, curatore di questa bellissima mostra su Gino Severini, una passione per l'arte tra Cortona e Parigi. Abbiamo raccontato già un po' il senso della mostra, oggi possiamo raccontare che cosa significa viverla dal vivo qui al meeting, qual è stata l'esperienza anche di raccontarla ai visitatori, ai tanti visitatori. Ma è stata un'esperienza bellissima, anche perché inattesa da un certo punto di vista. La cosa più bella è vedere tanta gente attratta da questa mostra e scoprire un uomo così importante e interessante che non si conosce, che merita di essere conosciuto per la sua vita e per la sua arte. E questa è stata la grande scoperta che ogni persona ha fatto, si è identificata nella vita di quest'uomo che ha trascorso e ha vissuto delle esperienze fortissime e non ha mai perduto la speranza, ha sempre obbedito al suo grande dono, ha sempre proprio fatto e obbedito al dono che aveva ricevuto. E poi una cosa bella insieme è anche scoprirlo in questa città, la città di Cortona, che per molti è una città conosciuta, ma per tanti una città sconosciuta ma ritenuta bellissima. L'hanno scoperto attraverso la Via Crucis, attraverso le immagini e attraverso il bellissimo filmato che il MAEC, l'Accademia Etrusca, ci hanno concesso in questi giorni. Un filmato che ha avuto molto successo, dove tantissime persone alla fine del percorso della mostra si fermano e il filmato dura tre quarti d'ora, quindi vuol dire che è interessante, questo è molto molto bello. Il tema del meeting di quest'anno appunto è una passione per l'uomo, abbiamo visto tante persone commuoversi anche e questo è un bel senso dell'umanità e anche del sentire proprio avvicinarsi all'uomo Severini. Sì, le persone spesso si commuovono ascoltando la sua vita, si commuovono conoscendo la sua famiglia e si commuovono soprattutto vedendo le opere che lui ha fatto, non solo belle e luminose, ma anche numerose, perché ha avuto una produzione infinita, ma soprattutto si commuovono davanti alla maternità del 1916. Quella maternità è un'immagine catalizzante. Le persone, anche qui al meeting, alcuni, la mattina, prima di partire per il loro lavoro, vengono davanti a vedere questa signora con questo bambino e dicono che è importante ripartire da quegli sguardi e questo secondo me è una delle cose più belle. E veramente questa maternità è un'icona assoluta dell'arte del Novecento, ma che non ha tempo, è nell'eternità quest'opera. Quindi questo è vero, questa commozione davanti a quello che stanno vedendo. Sì, e poi soprattutto la Via Crucis. È una cosa che dicono, ma è possibile che ci sia una Via Crucis così? Ma dov'è? È a Cortona, è nella collina, arriva fino al santuario di Santa Margherita, ma come? È nel paesaggio, è immersa nella natura. Certo, è immersa nella natura e si può vedere, certo che si può vedere, si può andare. E quindi sono tutte scoperte. Io credo che questa mostra, come sempre ho detto, è stato scritto tanto, tantissimo di bene e di bello su Gino Severini, ma questa mostra nella sua piccolezza ha il pregio di renderlo vivo ora, di farlo conoscere in questo momento. Questa è la cosa importante. Quest'anno una vetrina importante per il Comune di Cortona, il meeting di Rimini, con una grande affluenza di pubblico e con questa mostra su Gino Severini, quindi una bella opportunità per promuovere il territorio a livello nazionale e anche oltre, possiamo dire. Sì, per far conoscere il territorio è una bellissima opportunità. Ringrazio innanzitutto tutti gli organizzatori del meeting di Rimini che hanno condiviso con noi questa meraviglia, cioè la creazione di uno stand dedicato a Gino Severini, per noi un'icona del Comune di Cortona, un futurista, una persona che ha lasciato veramente il segno, che anche oggi fa parlare Cortona in tutto il mondo. Tant'è che abbiamo in corso al Teatro Signorelli una mostra sul futurismo, adesso dedicata, ma non solo adesso,
Abbiamo anche creato una sala sul Museo Mike di Cortona, un percorso dedicato a Gino Severini. Gino Severini fa parlare di Cortona in tutto il mondo. Noi siamo grati al meeting di Rimini ancora una volta per aver dato l'opportunità di mostrare Gino Severini e le sue meraviglie in questo meeting che è fruito da tantissime persone. Una bella occasione, sicuramente iniziative come questa anche per riportare un'attenzione sulle opere di Gino Severini presenti a Cortona, per l'attenzione anche verso i turisti. Certamente sì, fra l'altro la nuova sala espositiva di Gino Severini al Museo Mike sta attirando migliaia di persone e anche adesso che abbiamo la mostra Cortona Antiquaria in corso e ripeto al Teatro Signorelli l'altra mostra sul futurismo con Danna e gli altri artisti, Severini rimane sempre al centro, quindi siamo molto, molto soddisfatti. Questa tra virgolette riscoperta, ma questa visione del Severini di Cortona dà un grande lustro a tutto il territorio e io ne sono davvero orgoglioso. Ci troviamo al meeting di Rimini in questa bella mostra su Gino Severini che ci riporta al nostro territorio. Un aspetto importante del meeting è quello dei tanti volontari che danno una mano e in forma totalmente gratuita veramente accompagnano i tanti visitatori che vengono qui. Sì, esatto, anch'io sono una dei volontari e faccio da guida, per me è la prima volta, quindi è un'esperienza. Nonostante momenti di indecisione e anche di nervosismo, perché insomma non è facile, poi via via è un'esperienza che è diventata spontanea, dove io personalmente ho fatto anche mio l'artista, l'ho sentito sempre più vicino e quindi spero di essere riuscita anche a trasmettere questa passione a coloro che vengono a visitare e a vedere tutto il percorso di Gino Severini, a cominciare insomma dalla vita, dal suo percorso difficile, da delle difficoltà che ha avuto, dal successo che non è stato immediato e anche dalla perdita insomma dei tre figli. E noi come volontari qui siamo 15 guide, quindi insomma ci scambiamo, facciamo i turni ogni 20 minuti e quindi dalla mattina inizia alle 11 fino alla sera fino alle 21:30 e anche oltre. Per quanto sia faticoso, nonostante tutto, però è una, diciamo, una fatica piacevole, ecco, una fatica dove poi dopo a fine serata, a fine giornata, facendo i conti, ci rendiamo conto che è una bellissima esperienza, dove siamo tutti insieme, dove ci vediamo anche intorno, conosciamo, anche io non conoscevo i volti di altre persone perché poi siamo persone di età svariata, che ragazzi giovani, chi si è appena diplomato, professori e quindi questa esperienza che però ci unisce completamente, ecco, questo è anche il senso del volontariato, la fatica però troviamo anche la gioia. Possiamo dire anche una bella testimonianza di cristianità, questo condividere insieme, conoscersi, vivere insieme questa esperienza e poi che si può ricollegare bene anche al tema del meeting, una passione per l'uomo, effettivamente anche un'esperienza di volontariato come questa fa emergere anche questo. Esatto, infatti perché è una passione dell'uomo, perché anche attraverso la vita di Gino Severini, nonostante questa vita travagliata, poi lui, come si è detto e come diciamo anche durante la guida, il percorso, lui ha avuto questa fede soppita che poi si è risvegliata e si è trasformata proprio, come dice Maritaine, in foi d'enfant, nella fede proprio di bambino e che poi dopo lo ha portato a compiere quello che saranno le opere conclusive, la Via Crucis e quindi le opere che rappresentano il sacro. Ecco, questo è il tema, la sua passione, questo dono che lui all'inizio non sapeva nemmeno di avere che poi invece si è trasformata in un vero e proprio lavoro e nonostante, ripeto, le difficoltà poi dopo, grazie a Dio, ha dato vita a queste splendide opere.